due parole per inquadrare semplicemente l'argomento. Si parla di Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, però spesso non si sa bene che cos'è una Convenzione delle Nazioni Unite. Siamo nell'ambito del diritto internazionale. Sappiamo che il diritto internazionale, diversamente dai diritti dei singoli stati, si dice a natura pattizia, cioè si basa su accordi tra soggetti che sono pari tra di loro, quindi ogni stato è indipendente e quindi convenzione significa proprio accordo, trattato internazionale che è in un certo senso poi garantito dalle Nazioni Unite, che sono un ente sovranazionale che ha i compiti che i singoli stati aderenti gli hanno conferito. Allora, questa convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Queste convenzioni solitamente vengono votate dai rappresentanti degli stati nelle Assemblee Generali delle Nazioni Unite, poi ogni singolo Stato aderente alle Nazioni Unite ha una sorta di obbligo morale di ratificarle a sua volta, ma non sempre ciò avviene. Quindi, secondo le procedure standard, la Convenzione è stata poi sottoposta, per quanto riguarda l'Italia, al Governo e al Parlamento italiano. Il Governo l'ha sottoscritta, quindi firmata nel 2007, ma poi la vera e propria ratifica è avvenuta il 3 marzo del 2009 con la legge 18. E qui anche magari è da fare qualche precisazione. Quando si ratifica un trattato internazionale, così come indica la Costituzione, viene votata una vera e propria legge, perché poi è la legge che diventa davvero vincolante all'interno del territorio del singolo Stato. Quindi il Parlamento italiano ha votato questa legge numero 18 del 3 marzo 2009, per questo oggi diciamo che sono 10 anni dalla ratifica italiana, perché in realtà la Convenzione era stata votata 3 anni prima. Come è costituita la Convenzione? È costituita da un preambolo e da 50 articoli più un protocollo opzionale che è stato anch'esso di 18 articoli, che è stato anch'esso comunque ratificato con la legge del 2009. Quindi diciamo che l'Italia in un certo senso ha sottoscritto, ha accolto l'intera convenzione in tutte le sue parti, anche quelle che sono diciamo più facoltative. In conseguenza di questa adesione dell'Italia si è costituito un osservatorio nazionale che dovrebbe diciamo osservare e riferire sul livello di applicazione in Italia dei principi contenuti nella Convenzione. E questo osservatorio realizza delle relazioni che vengono poi presentate alle Nazioni Unite tramite i nostri canali diplomatici. Questo è per inquadrare solo brevemente tecnicamente di che cosa stiamo parlando. Diciamo che in generale la Convenzione è un insieme di tanti importanti principi, ma anche molto generali. Quindi diciamo che la filosofia che la contraddistingue è soprattutto quella di concepire la disabilità non come un pianeta a sé stante, ma come diciamo una delle articolazioni della fruizione dei diritti dell'uomo che già le Nazioni Unite avevano approvato nel 1945. Quindi il disabile considerato come un cittadino come gli altri, non che abbia dei suoi diritti
specifici e particolari. E la filosofia tende a definire la disabilità come portata essenzialmente da una serie di barriere che impediscono alla persona di poter usufruire come tutti gli altri dei suoi diritti. Diciamo che questa definizione della disabilità è un po' sicuramente utopica, nel senso che va molto di moda, quindi quello di dire la disabilità di fatto non esiste, esistono solo delle barriere che impediscono a determinate persone di usufruire di tutti i diritti. È una visione un po' utopica, ma che comunque ha sicuramente un fondamento nella filosofia, nei principi teorici che si sono sviluppati, diciamo, a partire dalla seconda metà del XX secolo e che stanno contraddistinguendo un pochino l'evoluzione giuridica e sociale di molti ordinamenti. Ciò detto, poi questi 50 articoli e questi 18 del protocollo opzionale trattano ognuno di un argomento in particolare, ed è per questo che abbiamo invitato tanti relatori a questo convegno, per approfondire i singoli settori, ognuno di propria competenza. Cosa è stato fatto in questi 10 anni? Cosa resta da fare? Sicuramente resta da fare ancora molto, ma qualcosa in un certo senso è stato fatto. Quindi io termino qua, non voglio portare via ulteriore tempo, lascio la parola alla dottoressa Simona Guida, che farà un po' da moderatore durante i lavori del convegno, e vi ringrazio tutti della vostra partecipazione. Grazie.